Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa in via Vittorio Monaco a Pettorano sul Gizio. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al decesso avvenuto nella notte intorno alle 3. Dai primi accertamenti sarebbero stati rinvenuti segni sul collo provocati probabilmente da un cavo del telefono. Le indagini dovranno ora chiarire se si è trattato di un gesto autolesionistico oppure causato da terzi. Il corpo inoltre sarebbe stato spostato dal luogo della presunta aggressione alla camera da letto. Per questo al vaglio degli inquirenti c'è anche l'ipotesi di omicidio. A prestare i primi soccorsi alcuni familiari che hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che hanno chiesto ausilio al nucleo operativo dell'Aquila per accertamenti più specifici. La salma è a disposizione delle autorità giudiziarie in attesa probabilmente di autopsia dopo la ricognizione cadaverica effettuata dal medico legale Ildo Polidoro. Il segreto istruttorio, voi sapete. Sì, l'autopsia ci sarà. Arrivederci. La procura ha aperto un fascicolo sul caso. Si stanno raccogliendo testimonianze dai familiari.